era libero, lei non so se può stare lì, perché ha quella luce dietro. No, si sposti solo qua, all'inizio, la prima, ma quella che ci stai fermo. Stai ferma. Buongiorno, bentrovati, benvenuti all'appuntamento classico di mezzogiorno con Filo Diretto. Oggi però non è un appuntamento proprio classico, facciamo qualcosa di diverso. Cerchiamo di conoscere qualcosa di veramente speciale, di bello che esiste nella nostra provincia e che magari non abbiamo scoperto perché è un'attività soprattutto sportiva, soprattutto per appassionati, ma che è giusto che diventi insomma nota a tutti. Voi sapete i successi che stanno ottenendo in questo momento anche altri sport, non solo il calcio, voglio dire, la pallavolo anche femminile, e ha fatto 6 milioni di telespettatori la finale, vuol dire che questo insomma, se abbiamo qualcosa di valido, qualcosa di spettacolare, allora il pubblico c'è. Noi oggi vogliamo farvi conoscere qualcosa di spettacolare, che è la kickboxing. Il kickboxing, come si dice, al maschile o al femminile? Maestra? Al femminile, kickboxing. Allora, che è questo sport che naturalmente moltissimi conosceranno, mi dilungo solo per coloro che non conoscono, che è un mix tra la box e il karate, uno sport che ha contatto sia con le mani che con i piedi, eccetera, eccetera. Ma ne sapremo di più perché, insomma, qualche servizio l'avete visto la scorsa settimana, c'è stato un gran galà di kickboxing e visto che noi abbiamo dei campioni nazionali italiani in provincia di Alessandria, abbiamo anche dei campioni mondiali o dei vice campioni mondiali, oggi li andiamo a conoscere. La prima che ho alla mia sinistra è Beatrice Casasco di Viuzzolo, che è campionessa italiana di kick light, si chiama così? Sì. E anche vice campionessa del mondo, medaglia d'argento. Sì. Complimenti innanzitutto. Grazie. Benvenuta Beatrice. Poi abbiamo invece qui vicino una delle istruttrici, che è Silvia Bertolotti. Buongiorno. Istruttrice della palestra Body & Ginny, che insomma tiene sotto controllo e dirige questa squadra piuttosto, esatto, no, difficile da contenere, voglio dire, quelle persone che hanno... Ma lo vedrete nelle immagini tra poco. Poi abbiamo Leonardo Bonetti di Tortona, anche lui vanno le nostre congratulazioni perché è un altro campione italiano di kick light e anche lui vice campione del mondo, esatto, un'altra medaglia d'argento. Cioè, vuol dire, non è che stiamo parlando, saranno loro tre i primi ospiti, ma poi ne avremo degli altri nel corso del programma. Innanzitutto, se riusciamo a vedere qualche immagine di kickboxing del Gran Galà, cerchiamo di far capire subito di che cosa stiamo parlando. Beatrice, tu intanto ci puoi parlare di questo, di, sì, cosa è successo sabato a questo galà? Questo galà, Shogun Fight Night, è la terza edizione, ed è organizzata dalla Body & Ginny in collaborazione con il promoter Casasco Roberto. Vede ospiti nazionali e internazionali, infatti l'anno scorso c'è stato uno scontro diretto tra la squadra italiana e la squadra spagnola. E come sponsor tecnico quest'anno abbiamo avuto l'onore di vestire la Sphinx, sì, che è un marchio riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale, e si sono visti incontri di contatto leggero, contatto pieno durante il pomeriggio e la serata. Vorrei dire che in questa inquadratura si vede che avete la maglia dell'Italia, della, sì, squadra nazionale, no? Sì, perché sia io che Leonardo vestiamo la nazionale. Io da 4 anni e lui da 2. Quindi rappresentate l'Italia nel mondo, voglio dire, per la kickboxing, e siete vice campioni del mondo nella vostra storia. Quanti anni hai tu? Io 17. 17 anni, anche tu? 17. Allora, Leonardo, da quando è che dai dentro la kickboxing? Ma ho iniziato a combattere che avevo 12 anni e subito al primo anno ho iniziato a combattere, sono riuscito ad arrivare terzo agli italiani. E poi insomma adesso sono 5 anni che combatto e nel 2016 sono riuscito a vincere la Coppa del Mondo a Rimini. L'anno dopo, nel 2017, con la nazionale sono arrivato terzo all'Europeo di Scopi
E quest'anno appunto secondo, sempre con la maglia della nazionale, Se al riusciamo, mondiale. scusami se ti interrompo, se riusciamo a vedere anche qualche immagine di combattimento qua e là, ripeto, tanto per far capire di che cosa si tratta. Hai detto, quindi hai raggiunto degli ottimi livelli già da piccolino proprio, no? L'istruttrice. Questi ragazzi però si vedeva subito, no? Che avevano della classe. E normalmente si vede da subito, dalle prime lezioni si vede se un ragazzo è una ragazza è predisposto o predisposta. Nel caso di Leo, il caso di Leo è un caso un po' a sé stante perché lui aveva iniziato con il point fighting, che è una disciplina dove c'è un contatto leggerissimo e prevale la velocità come caratteristica fisica. E quindi nel suo caso quando si è diciamo, cimentato con il light abbiamo avuto un risultato da subito un po' strano, nel senso che lui scappava, gli veniva spontaneo scappare dal quadrato e da lì ci è venuto un grossissimo punto interrogativo Cioè, sulla come faccia. scappava? Scusa, questo spiegaci. Letteralmente scappava con la tentazione di andarsene via. Al che abbiamo dovuto lavorare e i risultati oggi sono questi, nel senso che è un ragazzo davanti al quale bisogna stare attenti, insomma, ecco, quindi a maggior ragione è un doppio risultato perché all'inizio veramente ci ha lasciato un attimo così, basiti. Però normalmente si vede se un ragazzo è predisposto. Anche Beatrice. Sì, ma Beatrice, insomma, il risultato è stato un pochino più veloce, anche lei arriva sempre dal point fighting perché combattono entrambi da piccolissimi, quindi hanno avuto più o meno lo stesso percorso. È un allenamento duro, difficile, voglio dire, bisogna avere una costanza pazzesca per arrivare a questi risultati, perché poi, voglio dire, arrivare a essere campione italiano e vice campione del mondo vuol dire che incontri migliori, quindi Eh sì. devi... Sì, ma Tu più sei che. cattiva, voglio dire, sei bella Vabbè, tosta. un po' ci. Cioè, nel senso, poi siamo amici, eccetera, però lì sopra penso che un po' di cattiveria Un po' di cattiveria ci va. ci vuole, Un po' di ci vuole Grande tutta. preparazione Ci fisica. vuole tutta. Sì, poi vabbè, la kickboxing noi la insegniamo dal 1986 perché la kickboxing Tortona da sempre è nata con l'ex Ginny Club che oggi è Body e Ginny, che è insomma l'organizzatore dell'evento. Siamo io, maestri siamo io e il maestro Rachiele, Mario Rachiele, che è È Mario storico. Rachieri che è l'allenatore che sviluppa, no, questo. Mario è uno dei soci fondatori della Kickboxing Tortona, quindi se siamo oggi qua è per merito suo e di pochi altri che nel tempo poi si sono persi. E lui è, diciamo, uno dei capostipiti della Kickboxing Tortona. E io sono una sua allieva, sono diventata anch'io maestro, arbitro internazionale e quindi Ecco, anche hai. questo aspetto, arbitro Sì. internazionale significa che si va alle competizioni internazionali Esatto. e ci sono rappresentanti delle varie nazioni, no, che fanno gli Esatto, ci arbitri. sono tornei internazionali di vari livelli, ci sono diciamo, eventi che si chiamano non istituzionali e eventi istituzionali. La differenza è che quelli istituzionali sono quelli organizzati dalla Federazione Italiana FIKBMS oppure dalla WACO, che è l'associazione a livello internazionale, quindi abbiamo questi due canali di eventi. Beh, insomma, però posso dire una cosa da veramente profano da chi non capisce. Due belle ragazze, no? Come voi che non hanno una massa muscolare così importante o evidente, eppure, voglio dire, arrivare a certi livelli e essere. Ma non è detto che essere grossi significhi essere potenti. Certo, la massa No, magari fa una ragazza dice, tanto. magari non vado perché non voglio che mi crescano troppo i muscoli, non voglio diventare. Ma poi No. ognuno decide di farlo. La kickboxing può essere praticata a vari livelli, nel senso loro sono dei casi eccellenti di performance ad alto livello, cioè a livello competitivo agonistico.
ma nessuno nulla vieta di praticare la kickboxing come metodo di autodifesa, esatto, nonché a livello psicologico come acquisire una maggior consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e della propria autostima. Questo è importantissimo. Che direi è una cosa importante, no, Beatrice? Voi lo consiglieresti alle altre ragazze? Io sicuramente. Io ho iniziato proprio per l'autostima, per il fatto di conoscere nuove persone. E io dico che è importante, cioè non è uno sport secondo me individuale, sì, lì sopra sei da solo, però se dietro non hai qualcuno che è lì per te, non si arriva da nessuna parte. Leonardo, posso chiederti una cosa? Ma uno che si trova nella tua posizione, poi gli viene voglia di fare il bullo quando è con gli amici, oppure dice meglio che mi stai lontano? No, io non ho mai dato un pugno al di fuori che dal ring o dal tatami. Sono uno molto tranquillo, cioè nel senso, se c'è da attaccare un ring, se uno diventa bravo poi gli viene l'istinto per niente, anzi ci metti anche un po' più di cognizione perché sai che puoi far male. Potresti quindi far male, sì. Su questo punto ci tengo a precisare una cosa, che noi riteniamo di essere molto professionali in quello che facciamo, e ai ragazzi lo diciamo sempre: non fate queste cose fuori, solo in caso di estrema necessità. Sì. Se vediamo che c'è qualche personaggio che viene in palestra che è predisposto a fare queste cose, è capitato in passato che o l'abbiamo allontanato o abbiamo preso insomma qualche distanza, ma in palestra lo diciamo sempre ai ragazzi. È un'arte marziale che è fatta apposta, poi voglio dire, per dare anche una filosofia, un modo di gestirsi nella vita, di controllarsi. Acquisisci maggiore sicurezza, però sì, non devi utilizzarla come un'arma. Esatto, no? Poi una forte componente del nostro sport è la box, è l'arte nobile, e quindi sì, da signori non bisogna abbassarsi, sì, a certi compromessi. Bene, allora rimango un attimo con Beatrice mentre si cambiano i microfoni, perché dobbiamo dare spazio agli altri. Io volevo solo ringraziare, sì, a nome della Kickboxing Tortona, Roberto Casasco, per tutto il supporto che ci ha dato e per l'organizzazione che è l'anima, dell'evento. Diciamo, dell'organizzazione dell'evento. Bene, mentre grazie, allora cambiamo i microfoni, grazie anche Leonardo. Grazie a Leonardo, grazie, e a Silvia Bertolotti. Beatrice, sì, qual è il tu che ne hai fatti diversi, no? Sì. Di gara, eccetera, eccetera. Cos'è che c'è di diverso tra te e le altre ragazze? Voglio dire, perché una sceglie di fare kickboxing, un'attività così importante? Ed è una cosa che secondo te può avere, o che consigli davvero alle ragazze per crescere? Intanto vedo arrivare qui qualcuno che... Io non lo consiglio solamente alle ragazze, io lo consiglio soprattutto a chi vuole conoscersi, perché la kickboxing ti fa superare i tuoi limiti, ti aiuta, in qualche modo ti aiuta, ecco. Lo consiglio a chi appunto vuole conoscere nuove persone. Ma tra me e le altre l'unica cosa che cambia una volta che sali sul ring o sul tatami è la voglia che hai di vincere. Perché un combattimento è fatto dalla testa. Parte da lì. Sì. Bene, grazie anche a Beatrice. Congratulazioni ancora una volta. Grazie. E mentre tu ti alzi, mettiamo... allora, adesso abbiamo addirittura il campione italiano pro, che è stato anche vincitore dello Shogun che è andato in onda, Alessio Forte. Ciao Alessio. Allora, se riusciamo a inquadrarlo, intanto si può sedere anche più vicino se vuole. Abbiamo. Allora, facciamo una cosa. È la cintura che. Questa è la cintura, se riusciamo a inquadrarla, però adesso. Sì. Contro l'avversario toscano. Sì. Il match è stato molto combattuto, ho fatto 4 riprese a 3 minuti. Ripeto, un avversario molto tosto. Match davvero combattuto. Passi in domanda. Sì. Te lo passo in domanda. Tu quanti anni hai? 22, perché invece Beatrice e Leonardo avevano 17 anni, o comunque di età sotto 18 anni. Sì.
E invece tu sei già parte... Sì, sono passato appunto da un anno professionista, perché prima facevo gare da prima serie, da dilettante, sono andato a combattere anche all'estero, in Croazia, ho vinto una Coppa Europea in Veneto, poi da un anno a questa parte insieme a me coach siamo cresciuti, sono andato a fare un titolo internazionale già da professionista, specialità low kick, dove ho fatto 6 riprese da 3 minuti contro un francese, anche lui molto, molto forte, dove ho avuto la meglio e ho vinto. E poi mi hanno chiamato per questo titolo molto importante italiano, di K1, quindi aggiungiamo ginocchio, le ginocchiate, calci, pugni, ginocchiate, senza protezioni. E è andata bene, sono contento. Fede, hai una bella maglia anche tu, che ti invidiamo tutti. E intanto, scusa perché c'è un problema col microfono, dicevo, quella cintura quindi che hai in mano è quella che hai vinto? Questa è la cintura del titolo italiano, professionisti, sì. Categoria 63-500, specialità K1. Ho fatto 4 riprese da 3 minuti contro un avversario molto, molto tosto, toscano, un avversario toscano, arriva dalla Toscana. Comunque, campione italiano pro, voglio dire, 63,500. È il peso quello, la categoria. Peso. Sì. Sì, sì. Allora, conosciamo anche gli altri ospiti. Abbiamo Marco Giorgi che fa i corsi comunque di benessere, kickboxing, eccetera, eccetera, giusto? Sì, io sono, diciamo, l'amministratore delegato del Body Ginny, sì, che è una realtà da dove provengono sì, sia Beatrice che Leonardo, che sono sì, i nostri campioni della chicca. Noi siamo una realtà che esiste dal 1984, io ho iniziato da solo, dopodiché nel 2010 ho incontrato degli splendidi soci, con i quali vado d'amore d'accordo, e abbiamo costituito il Body Ginny. E invece vicino a lei c'è Mario Fassetta, giusto? Che è responsabile regionale sport da ring. Sì, del settore arbitrale sport da ring. Nonché, perché chiunque nel nostro ambiente non è solo un arbitro o che fa, diciamo, svolge vari ruoli, io sono anche direttore tecnico di una squadra regionale, sì, che combatte, chiaramente. Dei Lord of Ring, sì. Come si chiamano? Lord of? Lord of Ring, è un gioco Lord di parole Ring, tra signori, signori degli anelli e i signori, esatto, del signori del ring. Esatto. E volevo dire, tutte e due naturalmente avete a che fare con davvero tanta gente, no? Ma per fortuna. Per fortuna, sì. Però c'è stata una progressione, mi sembra, negli ultimi anni nel numero di iscritti. Cioè kickboxing e sport da ring stanno avendo un grande successo. Non solo una progressione per quello che riguarda i numeri federali, noi siamo l'unica federazione riconosciuta dal CONI, siamo DSA, speriamo al più presto diventare FSN, che sono acronimi ma sono discipline sportive associate, e federazione nazionale. Diventando federazione nazionale avremo anche riconoscimento olimpico, si spera a breve. Ma i numeri stanno dalla nostra parte, perché siamo cresciuti esponenzialmente, non solo a livello quantitativo, ma soprattutto, lo vediamo adesso, anche a livello qualitativo. A livello federale abbiamo un'impostazione seria, precisa, e noi come arbitri, il nostro dogma, se si può dire così, il nostro credo è: salvaguardiamo la salute degli atleti. Il nostro è uno sport di contatto, non è uno sport leggero, uno sport faticoso, uno sport duro. Noi tutti quelli che fanno gli arbitri, gli studi tecnici, sono tutti ex fighter, anch'io ho combattuto. La nostra priorità è quella, a qualsiasi livello, da juniores, seniores, fino addirittura ai veterani, perché si può combattere in determinate categorie fino a 50 anni. Sì. Chi glielo fa fare non lo so, ma io a 47 ho ancora vinto un titolo italiano, ero molto più leggero. Però comunque noi cerchiamo di portare avanti il nostro sport in piena sicurezza, in modo che chi si avvicina, anche da ragazzino, incominci a capire il valore della sfida, il valore dello sport, tutti questi valori positivi che alla fine è vero, ti confronti dal tatami al ring, ma con onore, con simpatia e con gioia.
Per fortuna, voglio dire, un po' questo messaggio sta cominciando a passare anche grazie alla televisione, certo, al cinema, ai film che vediamo normalmente, però in palestra, Giorgi, quanta gente c'è iscritta in genere che frequenta corsi di, cioè nella percentuale, rappresentano il 20% o il 50% quelli che si dedicano a questo tipo di sport? Diciamo che in generale c'è l'esigenza, sempre da parte del pubblico, di fare attività fisica, perché noi viviamo in una società dove si è legati molto al computer, a determinati stili di vita, purtroppo sedentari, non è più come una volta. Quindi nei centri fitness si fa di tutto e di più. Le arti marziali, le arti da combattimento comunque stanno riscuotendo da parte delle giovani generazioni un interesse sensibile. Bene, io vi devo ringraziare, dobbiamo fare spazio ad altre due persone, mi tengo solo qua ancora qualche secondo, Alessio Forte, campione italiano, però ringrazio Marco Giorgi, della, grazie a voi, benessere kickboxing della palestra, responsabile della palestra Body and Gene di Tortona, e ancora Mario Fassetta, responsabile regionale Sport the Ring, direttore tecnico dei Lord of Ring. Grazie. E invece, a tutti. Invece con Alessio Forte, diciamo, campione italiano professionista. Campione italiano professionista che sono passato da un anno, quindi da una questa parte combatto da professionista, ringraziando sempre il mio presidente della federazione, da Donato Milano a Massimo Liberati, che è responsabile della Lega Pro. Vincere sta cintura per me è stato rappresentare anche un po' il Piemonte, quindi io con questa cintura conquistata ho rappresentato il Piemonte, sono molto orgoglioso. Bene, bene, questa è una bella cosa davvero, ma da quanto tempo sei iscritto tu, da quanti anni fai questo? Io lo pratico da all'incirca 10 anni, ho cominciato anch'io col contatto leggero, poi piano piano quando ho avuto l'età sono passato al contatto pieno, da terza serie, seconda serie, prima serie, fino ad arrivare al professionismo. Una strada molto lunga, difficile, anche perché tante volte magari non esce la sera con gli amici per arrivare degli obiettivi, li ho raggiunti e voglio continuare. Bene, allora noi ti ringraziamo, ti facciamo naturalmente un in bocca al lupo grandissimo. Crepi, e grazie. Speriamo che questo sport abbia sempre più successo e che si possa vedere sempre più spesso in televisione. E teniamo ancora a conoscere due altri personaggi, Giuseppe Eliseo, responsabile regionale, arbitri tatami, direttore tecnico team Eliseo Forte, giusto? Giustissimo. Giustissimo. E poi Forte Tony, no? Che è il lui, papà dell'atleta anche. Che è papà dell'atleta. Non che è Forte istruttore. Alessio. Non che Forte istruttore, Alessio, sì. Che è istruttore team Eliseo Forte. Quindi. C'è un po', voglio dire, di tradizione familiare, evidentemente. Sì, c'è una tradizione familiare. Qualcosa di, che si comunica. Sì, sì, sì. Ho trasmesso questa passione a mio figlio all'età di 12 anni. Quando ho capito che forse il calcio non era per lui, io facevo già l'istruttore, insegnavo, mi allenavo con il maestro Eliseo, che è stato il mio maestro. Sì. Da allora, anno per anno, mio figlio si è appassionato a questo sport, allenandosi tutti i giorni, perché è uno sport molto di sacrificio. Poi piano piano, per raggiungere questi risultati, adesso è un anno che è professionista, però devo dire che comunque è uno sport che richiede molto sacrificio, molto sacrificio. E anche preparazione, oltre che preparazione fisica, preparazione tecnica, mentale. Riuscire. Poi nel mondo c'è una classifica, voglio dire, l'Italia è tra i primi classifici. Nel ranking mondiale l'Italia è una delle prime nazioni. Non solo l'altro giorno i nostri atleti della nazionale junior e senior hanno portato a segno il primo posto in classifica. Anche i giovani, i juniores e i cadetti si sono difesi bene. Comunque siamo una delle prime nazioni al mondo, ci difendiamo. E tra le prime nazioni ci sono dei delle paesi? Prime nazioni sono prettamente i paesi dell'est, cioè paesi, l'Ucraina, la Croazia, questi paesi che sono molto
Non è che sono più forti di noi, ma hanno una tradizione già più radicata di noi. E noi comunque ci difendiamo bene perché abbiamo parecchi piazzamenti e parecchi campioni che stanno venendo fuori, e i vecchi lasciano il posto ai giovani che sono altrettanto bravi, per cui abbiamo un futuro. Senta, siccome il tempo è tiranno, ci spiega cosa vuol dire responsabile arbitri tatami? Allora, la kickboxing è divisa in due settori, il settore tatami e il settore ring. Praticamente il settore tatami si fa il point fight, che sarebbe una forma di combattimento dove ogni volta si fa il punto si stoppa il combattimento e si assegna il punto, ed è molto mobile, molto dinamica. Poi c'è l'eye contact, il kick light, e subito dopo arrivano gli sport da ring. Gli sport da ring sono praticamente lo kick, dove si colpisce anche le cosce. Poi c'è praticamente il full contact, che sarebbe box e calci, e dopo c'è K1, che si assomiglia, è un pochino somigliante alla Muay Thai, dove si usano anche le ginocchia. Bene, purtroppo non abbiamo più tempo, facciamo fare la conclusione a Tony Forte per dire un messaggio per i nostri telespettatori. Allora, il messaggio importante è uno sport che forse ancora qualcuno pensa sia violento, ma non lo è, perché c'è un rispetto tra gli avversari. Poi forse avete notato sul ring, si picchiano come dei dannati, a fine match ci si abbraccia con l'avversario. Io ho visto mio figlio che ha mandato direttamente un messaggio all'avversario e ha detto onore all'avversario, perché è stato veramente alla mia altezza. Comunque, quindi, è molto meno cruento, voglio dire, del box normale, no? Dal punto di vista, cioè è tecnicamente tanto valido quanto quello, ma forse un po' meno cruento. No, perché comunque a differenza della box ne abbiamo anche i calci. Lo sport da ring è a contatto pieno, quindi è a contatto pieno. I segni del combattimento si vedono, si vedono. Ok. Verremo a vedere dal vivo la prossima volta ancora di più. Io ho visto gli allenamenti in palestra lì a Tortona, purtroppo non ho potuto vedere il Gran Galà, che invece abbiamo visto scorrere nelle immagini. Speriamo di vedere sempre più spesso questo sport in televisione. Speriamo. Grazie a voi, grazie anche a voi amici telespettatori per aver seguito. Abbiamo sforato la grande, ci rivediamo domani, buona giornata. Grazie.